Dalla pubblica udienza dell'11-12 gennaio 2013 ha pronunciato pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente sentenza nei confronti di Pietro Pala e Raffaele Azzo. In nome del popolo italiano, la Corte Assise di Perugia, detti articoli 533, 535 CPP e 72 del codice penale, dichiara Pietro Pala e Raffaele Azzo responsabili delle contestazioni non ascritte ai capi da A ad O, esclusa per il capo N di Napoli, l'aggravante di cui al numero 2 dell'articolo 625 del codice penale, riqualificata ex articoli 624, 625 numero 7 e 61 numero 2 codice penale, la contestazione di cui al capo O, limitatamente alle vetture messa a picap, Fiat Dublò e Lanciatema, considerato il titolo della continuazione dei reati, ritenuto più grave il reato di cui a capo B Bologna, condanna entrambi alla pena dell'ergastolo con l'isolamento di uno per un periodo di tempo di mesi 18. Per gli articoli 29, 32, 34 e 36 del codice penale, la Corte dichiara entrambi gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà dei genitori, e ordina la pubblicazione per estratto d'ufficio e a spese dei condannati della presente sentenza di condanna mediante affissione nei comuni di Perugia, Umbertide, di Marciano di Talana ed inoltre nel sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di 15 giorni. Detto l'articolo 530, assolve entrambi gli imputati dal reato di per capo o limitatamente alla vettura Toyota Land Cruiser per non avere commesso il fatto. Condanna entrambi gli imputati al pagamento delle spese processuali nella misura della metà ciascuno e pro quota di quelli della custodia cautelare che sotterra. Detti articoli 538 e seguenti CPP, la Corte condanna Pala Pietro e Raffaele Azzo al risarcimento dei danni materiali e morali da liquidarsi di quello che sappa ammontare da parte del giudice civile in favore delle costituite parti civili Sante Fiorucci, Francesca Cipriani, Adriano Giubilei, Emanuela Becchetti, sia in proprio che come esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Michele Fezzuoglio. Fezzuoglio Michele, giurati Carmela Rosa, Fezzuoglio Graziano, Fezzuoglio Mario Lino, Comune di Umbertide, Ministero Difesa, Ministero Interno. Assegna alle costituite parti civili una provvisionale immediatamente esecutiva per Sante Ferrucci pari all'euro 5.000, Francesca Cipriani pari all'euro 5.000, Adriano Giubilei pari all'euro 2.540. Emanuela Becchetti, sia in proprio che come esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Michele Fezzuoglio, pari a complessivi 1 milione di euro. Fezzuoglio Michele, pari ad euro 100.000, giurati Carmela Rossa, pari ad euro 100.000, Fezzuoglio Graziano, pari ad euro 50.000, Fezzuoglio Mariolino, pari ad euro 50.000, Comune di Umbertide, pari ad euro 10.000, Ministero di Difesa, pari ad euro 60.000,
Ministero dell'Interno pari ad euro 550.000. Detto l'articolo 541 codice procedura penale, riserva a separata ordinanza la liquidazione delle spese di costituzione e difesa in giudizio delle sostenute dalle costituite parti civili. Detto l'articolo 304,1 lettera A CPP revoca l'ordinanza 27 ottobre 2012 con cui sono stati dichiarati sospesi i termini di custodia cautelare per la durata del dibattimento di primo grado. Letto l'articolo 304,1 lettera C CPP dichiara sospesi i termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine di giorni di domanda assegnato per la motivazione, mandando alla cancelleria per le comunicazioni. Detto articolo 544 indica termine di giorni 90 per il deposito della motivazione. Grazie a tutti.